Buonasera a tutti, ieri pomeriggio ci trovavamo sull'altra sponda dei Monti Lepini raccontandovi del museo archeologico e del sistema museale di Priverno. Oggi passiamo all'opposto nord della stessa catena che ci porta quindi a parlare di una splendida realtà che ebbi modo di visitare in un tempo in cui ancora il museo non esisteva, quindi parliamo di diversi anni fa, quella di Artena, che però, come vi spiegheranno i relatori di oggi, rientra in un sistema museale che è quello dei Colli Albani, di cui lo stesso dottor Valenti insieme ad altri relatori ci ha parlato la settimana scorsa. Valenti è il nostro recordman di storie di persone di musei e per questo riceve in premio un volume del museo. Ho aspettato la sua ultima relazione per consegnarglielo. E lui che ha inaugurato questo ciclo lo scorso 9 di novembre raccontandoci la realtà di Monte Porzio Catone e oggi chiude questo suo trio di conferenze con quest'altra realtà che ha contribuito a far nascere, crescere e sviluppare. Una realtà intitolata al nome di un archeologo importante, strettamente legato all'archeologia di Artena e, se non ricordo male, anche titolare di un importante premio destinato agli studi etruscologici. Non lo sapevi, sono a conoscenza di un premio Lambrex molto molto rilevante, proprio intitolato all'archeologo che più si è speso per la riscoperta di questa realtà. Oggi Massimiliano Valenti, accompagnato dall'assessore al polo museale, la dottoressa Alessandra Bucci. Già il fatto che il comune di Artena, di quante persone è il comune? Circa 15.000, 14.000 qualcosa. Quindi insomma un comune di dimensioni rilevanti, 15.000 anime, si diceva una volta, che però ha un assessore al polo museale, vuol dire che c'è da parte della comunità e della collettività locale un investimento per la promozione del patrimonio culturale e questo è ciò che noi stiamo evidenziando in questo ciclo Storie di persone di musei, dove siamo felici di poter invitare, oltre ai curatori scientifici e responsabili del museo, anche gli amministratori che hanno una grande responsabilità, non facile come ci dicevamo poco fa, poiché riuscire ad investire in cultura in realtà che hanno dei bilanci inevitabilmente molto ridotti è sintomo di una sensibilità fuori dal comune e quindi ci piace poter raccontare anche questo aspetto delle storie di persone di musei, perché senza gli amministratori locali, senza i cittadini, senza i curatori, insomma, questi presidi culturali territoriali non hanno motivo di essere. Ricordo come sempre quanto dico in apertura di ogni conferenza: è una iniziativa, questo ciclo di conferenze, che ormai è quasi giunto alla sua fine, ha il patrocinio di ICOM Italia, rientra nella programmazione dell'anno europeo del patrimonio, è probabilmente uno degli eventi più articolati e complessi della ricca programmazione europea che ruota intorno a questa importantissima iniziativa. Si ispira ai valori della Convenzione di Faro, la Convenzione Quadro per il valore dell'eredità culturale per la società e al decalogo di Orhan Pamuk, il premio Nobel della letteratura, per un museo che racconti storie quotidiane, un museo più vicino alle persone e che meglio interpreti i desideri, le volontà, le ambizioni dei cittadini. E questo è naturalmente uno dei motivi ulteriori per cui accanto a me, alla mia sinistra, vi è l'amministrazione comunale chiamata a relazionare. All'interno di questa cartellina, oltre a una copia della rivista Forma Urbis, ci sono le norme redazionali di quelli che saranno gli atti pubblicati a cura della Fondazione di Accultura, dove vorremmo raccogliere queste 42 storie di persone di musei di questo primo ciclo, poiché in molti ci invitano a replicarlo anche per il prossimo anno e quindi
e oggi consegniamo solo una copia all'assessore perché avendone già in abbondanza il dottor Valenti abbiamo risparmiato, ma lo abbiamo premiato con il volume. Quindi ci sono le indicazioni per dare il vostro contributo. Il presidente di ICOM, Tiziana Maffei, mi chiede di dirvi se ve ne è la possibilità di raccontarci quello che è la missione del museo, così come è codificata, in modo da poterle fra di loro confrontare, oltre a naturalmente tutto quello che avrete il desiderio di raccontarci. Vi anticipo che il 19 maggio, il giorno dopo la chiusura del ciclo che si chiude il 18 di maggio, avremo un'occasione per riunire chi di voi lo vorrà proprio per lanciare questa pubblicazione. In un certo senso salutarci o ritrovarci in occasione della festa di musei che punta a valorizzare le reti museali. Lanceremo quella che è la programmazione estiva del Museo di Villa Giulia, insomma alcune anticipazioni sulle attività culturali dei prossimi mesi, insomma, e altre sorprese riservate per questo evento che è la festa dei musei. Non rubo altro tempo e passo la parola all'assessore Bucci ringraziandola. Buonasera, io innanzitutto ringrazio il nostro direttore, il direttore nazionale del Museo Etrusco che ha permesso tutto ciò e vado poi a ringraziare il nostro direttore, il direttore di Artena del Museo Civico Archeologico Roger Lambrez, che è appunto il dottore Massimiliano Valenti, a cui io ripongo tutta la stima e la mia fiducia ormai da qualche anno. Non so se conoscete Artena, ma io invito a visitarla perché Artena è uno, secondo me, dei borghi più belli del Lazio ed è un vero e proprio presepe, merita veramente una visita e merita una visita il nostro museo. Il nostro museo è sinonimo di storia, di cultura, è sinonimo della nostra tradizione e ciò che trovate all'interno è soprattutto ciò che è stato ritrovato presso il piano della Civita, presso il sito archeologico del piano della Civita, che io invito appunto nuovamente i presenti a visitare e rappresenta appunto, come dicevo, proprio la nostra storia. E adesso Massimiliano vi presenterà, diciamo, tutto ciò che possiamo trovarne all'interno. È aperto anche appunto il sabato e la domenica e Artena non solo appunto è il museo, ma Artena ha un centro storico invidiabile, è il centro storico più grande non carrozzabile. E non so se magari mai qualcuno di voi l'abbia o meno visitato. E in poche parole, noi andiamo ancora a passo di mulo all'interno del centro storico, proprio perché non può essere percorso con altri mezzi, se non con questi animali che trasportano tutto ciò che occorre alle famiglie che ancora vivono quel centro storico. E quindi è, diciamo così, è affascinante. Ed è affascinante il museo che va appunto a riproporre questa cultura. Oggi perciò secondo me è un onore e un privilegio per Artena essere qui, perché è un motivo per confrontarci ed è un motivo per farci conoscere, per conoscere quel pezzo di storia che poi riguarda un po' tutti noi. Quindi vi lascio a Massimiliano. È la presentazione del Museo Civico Archeologico Roger Lambrez. Tra l'altro è intitolato a Roger Lambrez e Roger Lambrez ha proprio fatto buttare le sue ceneri dal piano della Civita. Questo proprio per dire come è uno di noi, ormai fa parte della nostra storia e ha voluto proprio lasciare le sue tracce facendo buttare le sue ceneri proprio dal piano della Civita, lì in quel sito archeologico in cui ogni anno qualcuno appunto di voi è stato presente, in cui ogni anno Guédin e Cécile Bruyère dell'Accademia Belgica tengono degli scavi. Quindi, ripeto, per noi come amministrazione mantenere tutto ciò è importante e sebbene con tutti i sacrifici dal punto di vista economico, credo che la cultura vada salvaguardata e non vada sacrificata, perché è proprio ciò che ci aiuta ad andare avanti. Quindi bisogna, secondo me, fare cultura e insegnare già ai ragazzi delle scuole che cosa significa questo bagaglio culturale, perché senza cultura
non siamo noi stessi, secondo me, no? Non riusciamo proprio a capire da dove veniamo, chi siamo, e non possiamo confrontarci, non possiamo, secondo me, andare avanti. Quindi questa è la spinta che io come assessore, appunto, tra l'altro proprio al polo museale, ed è, diciamo così, non solo la spinta che mi do, ma anche e soprattutto una sorta di obiettivo che mi pongo, quello di trasmettere ai giovani, ai ragazzi, ciò che siamo stati e ciò che sono stati e quello che hanno lasciato i nostri antenati, con dei sacrifici, con degli sforzi. Quindi dobbiamo portare avanti proprio tutto questo, e l'obiettivo che ci dobbiamo porre come amministratori, e questo che credo che dovremmo farlo tutti, è proprio questo: credere nella cultura. Vi lascio a Massimiliano. Abbandono pure io, mi metto di qua perché sennò mi permetto di... Una piccola precisazione: perché l'assessore Bucci è assessore al polo museale? Perché Artena negli ultimi 2 anni, diciamo, nell'ultimo anno si è anche dotata di un altro museo, diciamo di un museo demoetno-antropologico, un museo privato che si chiama Museiche, e che è dedicato ai suoni e agli strumenti della campagna romana, e poi per un accordo particolare che è stato fatto ha trovato dei locali per ospitare anche il museo del rugby, che è una cosa completamente nuova, e stiamo anche ragionando per cercare di organizzare un evento che mette in relazione tutte queste tre realtà, alcune con un po' di difficoltà per cercare di relazionarle e per attirare l'attenzione sulla cittadina. Allora, alcune cose le ha dette già l'assessore. Io cercherò, proprio cogliendo un po' lo spirito del ciclo di conferenze, di fare una conferenza tra virgolette leggermente diversa, e di puntare soprattutto ai personaggi. I musei sono l'esito di tradizioni culturali e di spinte di personaggi antichi, recenti e moderni. Senza la spinta delle persone non si aprono i musei civici, soprattutto. E qui dietro l'apertura di questo museo c'è una lunga storia di studi e di passione in una realtà che ha trasformato questa città, che fino a qualche anno fa, nell'Ottocento, era il paese dei briganti. Artena era identificato come il paese dei briganti perché era il primo dei paesi che immetteva nella zona interna dei Lepini, e spesso in questi paesi dei Lepini nell'Ottocento si annidavano i briganti, nell'epoca soprattutto ottocentese, tra il Settecento e l'Ottocento, pieno di, no, ci sono tutti i bandi conservati negli archivi storici dei musei, dei comuni, in cui ci sono le taglie su questi vari briganti. Artena era il primo, era dislocato lungo la viabilità principale che portava al sud nella zona interna, e quindi ed è interessante come un paese oggi che aveva questa tradizione con la quale gli artenesi, che agli artenesi non piace ricordare molto, e invece è una caratteristica che secondo me va valorizzata, come quella dei muli. Recentemente anche loro hanno capito che il mulo non è una cosa dispregiativa, invece è un elemento caratteristico del paesaggio. Questi sono i muli che sono parcheggiati nella piazza principale del paese in attesa di essere caricati di masserizie, di mobili per rifornire le case o per rifornire i negozi che sono nel centro storico e che non avrebbero altro modo per poter essere riforniti. A proposito del paese che è tutto aggrappato sullo sperone settentrionale nord orientale dei Monti Lepini. Ecco Artena dove è posizionata, a circa 40 km da Roma, è servita dall'autostrada, all'uscita Valmontone, ed è ubicata lungo la via Anagnina, che ha assunto anche un nome un po' improprio, via Tuscolana Anagnina, in realtà non è la Tuscolana, è quello che rimane più o meno del tracciato della via Latina, che si può raggiungere passando al centro dei Colli Albani, lungo quella che è appunto la via Anagnina. Eccola ancora dislocata, vedete, questi sono i Monti Lepini, e al vertice dei Monti Lepini c'è Artena. Artena oggi, e in passato vedremo il centro antico, posta in qualche modo a controllo della viabilità principale e del punto di incrocio tra
l'asse che scendeva nella Valle del Sacco, che poi è ricalcato dalla Via Latina, e l'unico spazio aperto naturalmente tra i Colli Albani e i Monti Lepini, che permetteva di passare dalla Valle del Sacco alla pianura pontina, quindi un luogo strategicamente piuttosto importante. Ancora in una cartografia abbastanza antica, la dislocazione delle realtà che scandiscono la sua storia, l'abitato moderno che coincide con l'abitato medievale e rinascimentale, un luogo di culto cristiano, la chiesa di Santa Maria delle Letizie, da cui vengono le più antiche testimonianze archeologiche della storia, diciamo, post-antica, che risalgono al IX secolo d.C., e poi invece il pianoro, a circa un chilometro di distanza dalla città, di un abitato di cui non si conosce il nome, ancora oggi non conosciamo il nome di questo abitato antico, e che per probabilmente un errore erudito della tradizione antiquaria ottocentesco è stato trasferito all'abitato medievale, che in Artena, nel toponimo moderno, ma questo abitato fino al 1873, dal IX secolo d.C. al 1873, si è chiamato Montefortino, e non è escluso che il nome antico fosse vada ricercato in questa radice. E questa è la situazione in una foto aerea. L'abitato lo vedete aggrappato su uno di questi speroni calcarei della parte terminale dei Monti Lepini, un terreno calcareo e carsico, quindi caratterizzato anche da molti inghiottitoi e doline carsiche. La veduta dal basso, che fa vedere come si è aggrappato in un centro storico di origine medievale, ma in gran parte ricostruito nel XVI secolo d.C. E così vi faccio venire un po' l'acquolina in bocca. Alcune delle vedute di alcuni degli edifici, queste sono la parte sottostante, il Palazzo Barghese, che è un palazzo seicentesco, ma che insiste su strutture del XII-XIII secolo appartenute ai Conti e ai Massimo, alle famiglie dei Conti e dei Massimo, che avevano costruito il primo nucleo degli edifici monumentali. Alcuni dei frammenti di IX secolo d.C. della chiesa di Santa Maria delle Letizie, studiata da una studentessa che ci ha fatto addirittura la tesi di specializzazione e a suo tempo anche collaboratrice del museo, e poi la figura del cardinal Scipione Borghese, che, al quale si deve la ricostruzione dell'abitato dopo che nel 1557, per volere del Papa, la città era stata rasa al suolo e vi era stato simbolicamente gettato anche il sale. Quindi Montefortino conosce una nuova vita, una nuova fase di vita a partire dal 600. Questa è la più antica raffigurazione dell'abitato nel catasto alessandrino, queste carte stradali della metà del 600, in cui è raffigurato in maniera un po' schematica quello che era il borgo all'epoca, con nella parte alta raffigurato quello che non esiste più, che era il castello. E di questa fase seicentesca, per volere del cardinal Scipione, della sua famiglia, dei Borghese, la città ha numerosi edifici di una certa consistenza e qualità architettonica, alcuni dei quali forse realizzati o progettati dallo stesso Vasanzio, che era un architetto dei Borghese di un certo livello, che lavorava anche a Roma, e abbiamo visto la cosiddetta osteria, oggi è addirittura sede del comune, già di un piccolo monastero, scuola delle suore, ma nasce come osteria di sosta per i viandanti. L'arco d'ingresso, l'arco monumentale d'ingresso al paese, cosiddetto arco borghese, il palazzetto del governatore, una chiesa di origine medievale poi ritrasformata nel 600, qui la chiesa soprastante di Santa Croce, che sovrasta l'abitato, di impianto medievale, è rifatta completamente nel 600, e il cortile del Palazzo Borghese. Ritornando alle questioni che ci riguardano di più da un punto di vista archeologico, dobbiamo dire che la città, essendo un po' ai margini dei circuiti culturali e delle tradizioni anche della più nobili residenziali, nonostante questo paesaggio che poi vedremo è un paesaggio archeologico piuttosto ricco, non darà adito alla creazione di collezioni, nonostante la riscoperta dell'antico un po'
diciamo, snobbata da quel turismo culturale del Grand Tour, del Grand Tour estero, quello che veniva chiamato il Petit Grand Tour, che andava oltre Roma, che si occupava dei castelli romani e poi sfociava anche nei Monti Lepini. È stato fatto un bellissimo volume qualche anno fa proprio dal Sistema Museale dei Monti Lepini. Quel tipo di ricerca ha evidenziato come Artena non sia toccata dai grandi studiosi e pittori che gironzolavano, ad esempio, nell'altro versante dei Monti Lepini, a Priverno, a Cori e poi anche nella vicina Segni. Artena, la riscoperta dell'antico di Artena, però le origini antiche sono state sempre tenute presente. Artena è inserita già negli studi seicenteschi, senza che si faccia riferimento a nulla, ma evidentemente qualcosa si sapeva, e si discute se Montefortino sia sede di uno di questi abitati di cui conosciamo il nome, che le fonti antiche ci hanno tramandato il toponimo, ma che non sappiamo un po' come collocare. Ed ecco che nel 600, proprio per merito di uno studioso, Stefano Serangeli, un notaio, un personaggio legato anche al circuito culturale romano, ci trasmette la prima descrizione dei ruderi che insistevano sul piano della civiltà. Qui lo vediamo rappresentato, questo pianoro, a circa un chilometro dall'abitato, poi ne parleremo, oggetto di scavi ormai dal 1979, e di cui vediamo ben definite il percorso, la linea delle mura in opera poligonale. Bene, la prima descrizione che poi farà sì che questo sito entri nella letteratura antiquaria e poi archeologica è proprio questo testo manoscritto di Stefano Serangeli, il quale ricorda che nelle vicinanze dell'abitato c'è questo altopiano circondato da grossissime pietre palombine composte a muraglia senza calce, che è una delle specie di muri antichi romani. È ripieno il prefato sito di vari vestigi di ruine e frantumi di terracotta, quel che di migliore vi poteva essere, stimo fosse poi stato trasportato per le fabbriche di Montefortino, cioè il paese attuale nato nel Medioevo. Oggi tutto è ridotto a coltura, né vi restano che alcune reliquie di dette muraglie e qualche fornice sotterranea anche in parte disfatta. In questa descrizione si accennano ai due elementi caratterizzanti di questo paesaggio: le mura poligonali dell'abitato e gli ambienti voltati. In realtà non si riferiscono all'abitato, ma all'edificio che adesso è in corso di scavo, che è la villa romana, caratterizzata da ambienti sotterranei relativi a cisterne. Altre descrizioni, sempre dell'abitato e del territorio, verranno fornite. Stefano Serangeli parla anche di ruderi sparsi nella campagna, tra cui parla di Campo Imperatore, particolarmente evocativo, e nel XVIII secolo accennerà un altro personaggio erudito di Artena, padre Tommaso da Montefortino, anche lui in un manoscritto. Io però, ecco, avevo fatto, questi sono i titoli delle opere con le datazioni, padre Tommaso da Montefortino, che vive tra il 1739 e il 1800, mi è sfuggito uno zero, e il 1800, non so che cosa ho combinato, 1802, e che scrive questo manoscritto nel 1709. Questi sono gli studiosi locali. A partire da questo momento la città entra nella letteratura archeologica, in particolare entra nella letteratura archeologica ufficiale tramite la descrizione che viene realizzata da Lord Beverley nel 1830, che fa un sopralluogo, ritorna a Roma e negli ambienti antiquari parla di queste rovine. Ecco che la notizia viene reperita dal Gell e dal Nibbi, che nei loro manuali, nelle loro guide del territorio, accennano a questa realtà. Il piano della civiltà di Artena è entrato nella letteratura archeologica. E, in particolare, sì, avevo anche qua. Il Nibbi ricorda proprio questo fatto, in base alla sua idea che in questo luogo andasse identificata l'antica Artena, dice: questa mia congettura è divenuta un fatto per le scoperte che Lord Beverley fece nell'anno 1830, in realtà sappiamo che già gli studiosi locali ne parlavano già da un paio di secoli, circa un miglio distante da Montefortino, verso sud-ovest, nella contrada appunto della Civita o del Piano della Nebbia. Il luogo si distingue per l'aspetto dirupato del monte e per la difficoltà dell'accesso, ed è coperto di arbusti. Verso settentrione è un bosco, verso occidente sono precipizi spaventevoli, a mezzodì è una grotta e a levante la strada di Montefortino entra in questo recinto. La terra non era grande, ma le mura sono costruite di massi enormi irregolari di calcaria spiccati dal monte e ammonticchiati l'uno sopra l'altro senza alcun ordine.
Questa è la descrizione che il Nibbi, nella sua analisi storico-topografica antiquaria dei dintorni di Roma, pubblica in varie edizioni intorno alla metà dell'Ottocento. Da questo momento il sito è visitato dai più grandi studiosi di archeologia e topografia del Lazio. Qui ha messo fuori ordine, viene visitata da Rodolfo Lanciani, il padre della topografia di Roma antica e del Lazio. Lo vediamo rappresentato assieme a un gruppo con il quale faceva, un gruppo di Roma Vecchia con cui faceva le sue camminate nella campagna romana, e lui ha lasciato nei suoi taccuini uno schizzo del muro di terrazzamento centrale del pianoro della Civita e alcune annotazioni per un sopralluogo effettuato intorno al 1876. E subito dopo, pochi anni dopo, la Civita diviene oggetto di un vero e proprio studio che viene pubblicato nel primo volume dei Mélanges de l'École Française. È stata appena costituita questa accademia che raccoglieva gli studiosi francesi a Roma, a Palazzo Farnese, oggi ospitata a Palazzo Farnese, e Marie-Renée de la Branchère, un archeologo particolarmente pittoresco, morto giovanissimo, vedete, morto probabilmente di malaria per i suoi lunghi soggiorni, per i suoi veramente non lunghi, per 3 anni questo studioso, questo giovane francese, risiedette nella campagna, nelle paludi pontine, per studiare il Circeo, le paludi e Terracina, e nell'ambito di questi studi dedicò uno studio specifico, un articolo monografico dedicato proprio al piano della Civita. Ne viene redatta per la prima volta la planimetria, ancora con qualche piccola eccezione, si vede il circuito delle, con qualche piccolo errore, il circuito delle mura e il caratteristico pianoro centrale. Addirittura ci fornisce la prima documentazione, uno schizzo del terrazzamento centrale. Rodolfo Lanciani, ho detto prima, e anche se l'ho messo fuori ordine. E a questo punto la successione degli studiosi e dei visitatori è incessante. C'è questa testimonianza di foto di fine Ottocento realizzate da un padre domenicano inglese che poi viene a lavorare e a collaborare con la British School, anche questa da poco insediatasi a Roma, e realizza un archivio di fotografie incredibile che oggi è patrimonio della British School, che è qua dietro, oltretutto la cui sede è qua dietro, e realizza queste foto che sono scattate intorno alla fine dell'Ottocento. Naturalmente non è nato nel 1895, ma nel 1881. C'è qualche piccolo errore, ma diciamo, la città ha anche la fortuna di essere visitata dal principe dei topografi e degli archeologi di quegli anni, che è Thomas Ashby, un archeologo inglese che ha raccolto una messe di dati sulla campagna romana pubblicando una serie di libri di cartografie importantissimi e fondamentali, perché redatte prima delle grandi trasformazioni della campagna romana, e lui addirittura va anche a visitare il piano della Civita e nel 1905 redige una nuova cartografia, un po' più dettagliata, un po' più precisa, che è rimasta uno degli strumenti di lavoro fondamentali prima dell'approccio moderno allo studio del piano della Civita. Nel frattempo abbiamo riconosciuta l'importanza archeologica e la ricchezza archeologica del piano della Civita e del territorio. La città di Artena non ha la forza culturale di trattenere, bisogna studiare che non ha la forza culturale di trattenere nel proprio territorio i materiali che escono dal terreno, per cui non solo abbiamo notizie di ritrovamenti spettacolari, ad esempio una tomba con un corredo personale, con un collier che è andato a finire, oggi sta al Museo Gregoriano Etrusco, trovata proprio alla fine dell'Ottocento, ma quel poco che esce fuori arriva nelle collezioni della famiglia Borghese, che però non arriva a creare un vero e proprio museo locale. E spesso i materiali emigrano nei territori limitrofi, in quelle che erano le prime esperienze di musei municipali. Ad esempio, ingombrante è la vicinanza della vicina Velleti, dove nasce proprio in questo periodo, nell'ambito, in quel fervore dell'esaltazione delle municipalità che viene subito dopo l'Unità d'Italia, viene concepito e creato, inaugurato un museo locale, per cui l'ispettore onorario locale Oreste Nardini, grazie alla collaborazione di un medico medico condotto che gironzolava nel territorio, questo medico si faceva regalare i reperti archeologici che andavano a finire poi al Museo di Velletri.
Ancora qualcosa al Museo di Elettrici c'è di Artena, anche se gran parte del materiale è andato purtroppo distrutto perché il museo è stato colpito dai bombardamenti. Questi sono invece un piccolo gruppo di materiali recuperati nelle indagini topografiche, evidentemente anche con qualche affioramento, forse qualche piccolo approfondimento realizzato all'epoca di Thomas Ashby, e finite nel Michigan negli Stati Uniti e recentemente rintracciati proprio da Ian Gaden e Cecil Brouillard, che sono attualmente i due, diciamo, chiamiamoli eredi degli scavi, poi ne parleremo, che vengono condotti ancora oggi al piano della Civita. E questo è Oreste Nardini con una delle tante fisse che viene dalla località delle Macere, che è esposta nel museo di Velletri. Finita questa grande stagione dei primi del Novecento, bisognerà aspettare gli anni 60 del Novecento e aspettare anche qui un'indagine che nasce da una cosa abbastanza particolare. Un mecenate canadese appassionato dell'opera poligonale e convinto delle datazioni pelasgiche di queste mura si mette in testa di finanziare uno scavo archeologico a Piano della Civita e si rivolge all'epoca all'ispettore di zona della sovrintendenza, altro personaggio incredibile che ho avuto anche la fortuna di conoscere, che era Domenico Faccenda, che poi portò i suoi studi anche nell'Oriente a studiare gli stupa. È un personaggio che è andato a finire a lavorare anche all'Istituto al Museo di Arti Orientali, quello che è stato adesso spostato, e questo Domenico Faccenda si rivolge all'Istituto di Topografia e viene individuato un giovanissimo Lorenzo Quilici, appena tornato dai suoi lavori, delle tesi epici, lavori di tesi di laurea condotti nella lontana Basilicata, in cui sono descrizioni in cui lui partì con una lambretta negli anni 60 e condusse questi studi in mezzo alle campagne all'estate storrate. Lo vedete giovanissimo, Lorenzo Quilici, uno dei più grandi studiosi viventi di topografia antica, con una produzione scientifica assieme alla moglie che riguarda tutto il Lazio e che ha documentato veramente in maniera analitica e diffusa e pubblicando tantissimo, quindi una fonte preziosissima di indagini. Questo giovane Lorenzo Quilici mette mano per la prima volta scientificamente al Piano della Civita, realizzando dei sondaggi esattamente a cavallo delle strutture in poligonale per cercare di datare queste strutture, per raccogliere materiali datanti. I suoi studi, i suoi sondaggi rivelano che nel riempimento di questi muri in poligonale, alle spalle di questi muri, c'era materiale che risaliva alla fine del IV, inizi III secolo avanti Cristo. Viene smontata l'ipotetica origine mitologica o greca o pelasgica di queste mura, che vengono invece ricondotte molto più a un contesto cronologico molto più recente. Qui lo vediamo con alcuni operai, alcuni sono ancora esistenti, con qualche anno in più li ho conosciuti. Indaga anche un piccolo santuarietto esterno evidenziato da questo muro in opera poligonale e redige soprattutto questa planimetria che solo poi negli anni 80 viene aggiornata e sistemata meglio da questa redazione che si appoggia sulle cartografie a terra, e poi ne viene fatta un'altra invece con un rilevamento ancora più puntuale dai belgi. Eccolo Roger Lambretz, l'archeologo belga, accademico di Louvain-la-Neuve, che sulla base di una concessione del Comitato per l'Archeologia Laziale nel 1979 viene indirizzato ad indagare il Piano della Civita. Piano della Civita che si dimostra molto ricco, molto problematico e molto misterioso, e Lambretz non fa altro che evidenziare i problemi fondamentalmente di questo sito archeologico che ancora oggi vengono affrontati. Ogni tanto guardo lì perché c'è uno dei collaboratori della missione dell'Accademia Belgica che ancora partecipa e sta studiando i materiali nello scavo. E Roger Lambretz è talmente legato dal 79 al 2005, quando muore prematuramente, che per suo decisione testamentaria le cui cenere vengono liberate sul pianoro della Civita. Quindi l'area archeologica è intimamente legata alla figura di questo studioso. E alcune foto degli scavi di quegli anni, ed ecco questa una foto di sintesi che sintetizza, siamo arrivati al momento in cui nasce il museo. Qui vediamo Lorenzo Quilici, è passato qualche anno dalle foto degli anni 60, questa è una foto che ho fatto io, il professor Lambretz,
vediamo uno dei sindaci di Artena, Erminio Latini all'epoca, e due ragazzi, signori, che sono due membri del gruppo archeologico. Questo interesse, queste indagini che si conducono a partire dagli anni 60 fanno scattare una coscienza, una passione per questa realtà archeologica, per cui dei ragazzini cominciano alla fine degli anni 60 a girare per le campagne di Artena e a raccogliere materiale, ma non solo a raccoglierlo, incredibilmente, per quello che io poi ho trovato nei magazzini del museo, a schedare e siglare tutti i materiali con le provenienze distinte, con sigle differenti a seconda del sito. Quindi queste sono le premesse per la nascita del museo. Qui c'è la cartografia di base, da me in parte ritoccata, realizzata da Lambrez, il museo che oggi ha una collezione che si compone di materiali che vengono principalmente dagli scavi del piano della Civita e che in parte invece sono i materiali recuperati nelle ricognizioni del gruppo archeologico e che è stato possibile contestualizzare e legare a siti archeologici specifici. Vi faccio una rapida carrellata. Qui sono le vedute delle strutture del piano della Civita, dove tra altre cose, questa l'ho scavata io, è stata individuata una delle porte di accesso all'abitato, in cui è crollata una porta scea in poligonale. Vi era stato fatto un progetto per la ricomposizione che non è stato mai portato avanti, perché il crollo è in situ fondamentalmente, ma se fosse tenuto pulito sarebbe bello anche la semplice visione della musealizzazione del crollo della copertura della porta in situ. Ecco, più o meno questa è una ricostruzione che fece Quilici. I versanti, vedete, questo pianoro è particolarmente bello dal punto paesaggistico e gode di una vista che spazia dalla pianura pontina, i colli albani, Palestrina, e quindi veramente molto bello, oltre che interessante dal punto di vista archeologico. Questo è il terrazzamento centrale, solitamente messo in relazione con il foro, secondo me con un luogo, con un'area di culto. Gli scavi dell'Ambrez portano alla luce una serie di piccoli edifici di 3-4 stanze piuttosto danneggiati dalle areature, che sono l'interno non è particolarmente alto, e gli scavi però evidenziano che l'interno di queste strutture contiene materiali, cioè i materiali che giacciono e che segnano l'abbandono delle strutture sono anch'essi di fine IV e inizi III. Questo apre un problema, perché sembrerebbe quasi che questo, quindi, esista un abitato precedente annullato poi da una pianificazione urbana della stessa epoca, visto che gli stessi materiali si trovano sull'abbandono delle strutture abitative e nel riempimento delle strutture in opera poligonale, ma recentemente le indagini, che devo dire statisticamente sono ancora più precise, condotte dagli attuali archeologi, hanno ricomplicato ancora la situazione, perché sul piano della terrazza centrale, quindi a monte del muro del terrazzamento, hanno ritrovato strutture come queste, anche queste abbandonate alla fine del IV, inizi III. Allora c'è qualcosa che non torna e penso che solo le indagini potranno specificarlo. E tutti gli ambienti sono caratterizzati spesso dalla presenza di grandi cisterne circolari, di cui sono stati trovati in sito i blocchi di copertura, perché il pianoro non ha sorgenti naturali, è a quote elevate, quindi si poteva dotare solo di acqua piovana che veniva incamerata, e lo studio del materiale ha consentito anche di ipotizzare, questo è lo stato di conservazione delle strutture, in alcuni casi in base ai luoghi di ritrovamento dei singoli frammenti ceramici, adesso questa la faccio un po' più veloce, in alcuni casi è stato possibile ipotizzare anche la funzione dei singoli ambienti, ma non sempre. Questo è il cosiddetto edificio dei Doli, questo è un altro edificio con a L intorno a un'area, sempre con una cisterna evidenziata in blu, con i materiali rinvenuti, e in questo caso è stato possibile capire un punto che era dedicato, probabilmente era legato a una stanza dove era presente una donna, perché è stato trovato un telaio, addirittura con uno dei pesi da telaio iscritto con l'iscrizione in latino di fine IV, con il nome peso da telaio, o il telaio di, col nome della incompleto della proprietaria, sostegni fitti, qui una sorta di deposito di attrezzi agricoli, una chiave. Questi sono stati definiti all'epoca dello scavo tutte quante edifici residenziali, in realtà probabilmente alcuni non erano edifici residenziali, e appunto si stanno rianalizzando
i contesti archeologici per la giusta interpretazione. Proprio questo è stato uno degli edifici che ha perso un po' della sua importanza, definito da Lambertz in via ipotetica come il mundus, il luogo, quindi il luogo centrale da cui era partita la, la pianificazione della città, che in realtà non è proprio al centro della città, e che un recente studio fatto da me ha evidenziato un confronto con un edificio rustico, e quello che veniva identificato come proprio la sede del mundus in realtà è sembrato essere il luogo di un focolare, e quello che sembrava l'altare forse o la cucina o più prosaicamente una latrina. Però diciamo che oggi è anche facile portare critica a interpretazioni fatte negli anni 70 e negli anni 80, sono aumentati i contesti scavati e datati in età medio-repubblicana, all'epoca completamente assenti, e quindi è anche più facile proporre confronti per questi contesti che all'epoca risultavano piuttosto isolati. Penso a Musarna, penso a Rofalco, penso a tanti contesti dell'Etruria meridionale. Questo è il cosiddetto altare. Adesso no, che meriterebbe una conferenza da solo per le problematiche che pone. Da quando era già vivo Lambertz e poi dopo la sua morte, la ricerca archeologica si è concentrata nel monumento anche più facilmente musealizzabile, che è una villa rustica che su questo abitato abbandonato, abbiamo detto intorno al primo quarto del III secolo avanti Cristo, viene occupato, quindi dopo circa due secoli di abbandono, da una villa, non sappiamo se coscientemente, se chi ha costruito questa villa era cosciente del contesto in cui si andava ad insediare o casualmente per consumo e pochi spazi disponibili nel territorio. Comunque viene impiantata una classica villa rustica con la sua piccola zona, anche piccolo ambiente termale, con i suoi magazzini, con la cisterna, il suo peristilio, e in parte abbiamo contribuito, come dico, in parte come amministrazione nel 2000 al suo restauro. Quella copertura non è nostra, è stata fatta precedentemente, e l'Accademia Belgica sta continuando i lavori e ha evidenziato, per sintetizzare, che la villa vive tra, diciamo, tra il primo secolo avanti Cristo e soprattutto il secondo secolo, forse non di più, e poi però l'area continua a essere frequentata sia come luogo di sepoltura, ma poi anche delle fasi insediative che stanno indagando, anche non molto ancora comprese, e si arriva fino al VII secolo d.C. e questo è interessantissimo perché sta colmando il gap tra la nascita di Montefortino, che comincia nel IX secolo, e l'abbandono di un'area nel VII secolo, per capire anche perché viene fondato questo abitato nel IX secolo in quella posizione. Forse c'è una ragione, forse potrebbe esserci, visto queste frequentazioni che arrivano fino al VII, magari si potrebbero essere protratte ancora di più e giustificare questo luogo, con dei ritrovamenti interessantissimi, sui quali adesso non sono in grado di parlare, con monete longobarde, interessantissimo. Ce ne ha parlato in una conferenza ad Artena la dottoressa Marani. E queste sono alcune delle vedute degli ambienti. Tutto questo, dicevo, intorno agli anni, nel 1989, dopo 10 anni di scavi della missione belga, Lambertz decide di organizzare una mostra itinerante che viene ospitata a Louvain-la-Neuve, siamo nel 1989, a Roma, in occasione di un convegno proprio su le popolazioni dell'Italia centrale, mi sembra, di quegli anni, e poi questa mostra itinerante trova la sua sede definitiva in un antiquarium che viene allestito grazie alla collaborazione dell'amministrazione comunale e del gruppo archeologico, allora di ragazzi molto giovani. Vengono fatte queste vetrine un po' spartane e nasce, diciamo, questo presidio museale ad Artena, in un locale che quando sono arrivato io caricava umidità 5 litri di acqua in mezza giornata. Io arrivo nel 1996 e la prima cosa che cerco di fare dopo due o tre anni di battaglie col sindaco è riuscire a far spostare da questi locali, che erano veramente insani, oltre che per il direttore, per i reperti che venivano dagli scavi. Da quel momento si comincia a ragionare sul recupero di questo edificio, che è un granaio della famiglia borghese della fine del Settecento, e un iter abbastanza lungo dal momento in cui si ottengono i fondi per acquistarlo fino a quando viene acquistato e poi vengono realizzati i lavori,
messo alcune foto, e il tutto viene portato a termine nel 2010, quando il museo viene inaugurato e il giorno dopo viene chiuso, perché diciamo che non era stato fatto un progetto di gestione del museo, quindi una grande inaugurazione in pompa magna e poi viene chiuso. Si deve, e mi fa piacere dirlo, e forse non è casuale anche la presenza in questa sede anche dell'assessore che rappresenta l'amministrazione, si deve alla nuova amministrazione la volontà ferrea di riaprire questa struttura che era tutta allestita ma chiusa, per cui nel 2015, con una grande festa e un grande sforzo anche viste le cose, il 14 febbraio abbiamo inaugurato nuovamente questo museo, un museo realizzato naturalmente come avete visto questa storia e come indicano tutti i lavori non sono legati a una persona, non sono legati solo a un'amministrazione, sono l'esito di sforzi di persone, di percorsi culturali, in questo caso anche specifici. Qui c'è stato un progetto di due architetti, l'architetto Francesco Montuori e l'architetto Anna Di Noto, che purtroppo è morta, e al quale hanno collaborato anche il figlio Francesco, come si chiama il figlio? Insomma, il figlio di Montuori, che adesso è l'attuale assessore all'urbanistica di Roma, e Riccardo Petrachi. Grazie alla collaborazione, e io per gli aspetti museologici mi sono occupato, il granaio è stato recuperato, il tetto a capriate di fine Settecento, è stato tutto quanto restaurato ed è ospitato e ospita materiali bellissimi, in particolare un gruppo di terrecotte che fanno capire come l'abitato del piano della Civita in realtà ha una fase di occupazione che risale già alla fine, fine VI, inizi V secolo avanti Cristo, quindi tardo arcaica, in linea con tutti gli abitati che si dispongono attorno, che hanno questa fase a Cori, a Segni, a Norba, forse legata a quella prima fase espansionistica latina, romano-latina, di colonizzazione che poi viene annullata dall'avanzata dei Volsci e non solo, e poi viene ripetuta in età medio-repubblicana successivamente. Noi abbiamo questi piccoli frammenti che hanno confronti anche con ritrovamenti nei dintorni, in particolare questa antefissa con il sorriso arcaico, questa testina di Guerriero, che forse Atena addirittura, che trova confronti, che aveva anche ancora i fori per il cimiero, e che trova confronti con materiali che vengono sempre nell'orizzonte degli inizi del V secolo avanti Cristo, con Veroli, con Satricum e Anagni, e poi invece la fase medio repubblicana raffigurata da queste terrecotte, quindi in fase con le strutture che abbiamo visto, mentre per quei materiali non riusciamo a mettere in relazione con strutture specifiche, forse un edificio templare, abbiamo questa fase medio repubblicana che ha confronti con materiali che vengono da Palestina, che sarà il Museo Nazionale Romano, da Ardea, e la cui, queste sono anche delle antefisse sempre con questi caratteristici orecchini che possiamo vedere in originale nel Museo Etrusco, che sono appunto di pieno IV secolo avanti Cristo. Ecco la collocazione più o meno dei frammenti che abbiamo noi, che sono stati ritrovati negli scavi, e questi antepagmenta, questi rivestimenti dei travi, anche questi di epoca medio-repubblicana, che hanno confronti con materiali che vengono da Lanuvio nella fase medio-repubblicana del Tempio di Juno Sospita. Questo è lo sviluppo delle decorazioni. Il materiale che viene dall'abitato è materiale medio-repubblicano, ceramica a vernice nera sovradipinta, cosiddetti piattelli di Genucilia, con questi caratteristici volti che sono uno dei simboli del museo, perché ne sono stati ritrovati in numerose quantità, arule, un cosiddetto timateria, che non è un timaterion, ma è un sostegno completamente cavo e che trova confronto in questo grazioso gruppo in terracotta che ho trovato al museo di Taranto, che viene da una tomba, in cui lo vediamo rappresentato, eccolo qua, e se ne capisce la funzione. Serviva semplicemente da sostegno per un grande bacino utilizzato per le abluzioni. Qui vediamo questa signorina che addirittura appoggia i suoi due zoccoletti e si deterge i piedi, e fa capire sia l'interpretazione del vano dove è stato trovato, sia la funzione di quell'oggetto. Materiale logicamente a vernice nera,
la particolarità è che il materiale è spesso quasi tutto intero e quindi è uno dei pochi musei che espone un contesto medio repubblicano, non ce ne sono tanti. Brocche per l'acqua. E poi il materiale recuperato dal gruppo archeologico, anche di notevole livello, tra cui queste terrecotte, anche queste delle antefisse tardarcaiche, quella accanto di tradizione repubblicana, materiale ex voto di stipi votive databili dal terzo al secondo, materiale invece di piena età imperiale, forse da un contesto sacro agricolo, e alcuni pezzi da 90 che sono ad esempio questo gruppo di iscrizioni databili dalla fine del secondo agli inizi del terzo secolo d.C. che vengono da un luogo di culto con dediche a Giano, ad Ercole e che sono messe in relazione con le fasi in cui l'impero comincia a dimostrare degli scricchioli, per cui queste dediche fanno cenno alla potenza dell'impero e vengono inneggiate queste divinità per far sì che tutto rimanga come la città. Questo è l'allestimento realizzato dagli architetti, io mi sono occupato della parte invece museologica in cui il materiale viene particolarmente messo in rilievo, per cui è un bel museo in cui si può apprezzare anche con una buona luminosità il valore artigianale, in alcuni casi anche artistico, dei reperti. Da quando abbiamo aperto stiamo lavorando molto. Un museo, come sapete, non è soltanto un'esposizione di materiale, ma è anche un luogo che deve vivere e che deve entrare in contatto con le realtà locali per far sì che diventi un luogo identitario in cui la popolazione si riconosce e ritrova le proprie radici, specialmente i giovani. Nello stesso tempo sto cercando con l'amministrazione di far vivere la struttura anche con forme nuove di avvicinamento. Qui non dovrei parlare perché Valentino è uno dei delle persone più aperte, io un po' di meno, certe volte infatti ci discutiamo su alcune cose, ma diciamo che lo scopo è quello di trovare nuove forme di dialogo e per cercare di attirare specialmente le generazioni più giovani al museo. Cito una delle cose che mi ha dato più soddisfazione, che è questa manifestazione che si chiama Contaminazioni, in cui abbiamo dentro il museo fatto parlare reperti, fonti antiche e musica, in un'alternanza, cercando di trovare tra questi tre temi dei punti di contatto. Una manifestazione che ha avuto un bel successo, che è stata molto apprezzata, dopo una manifestazione fatta l'anno precedente, in cui invece avevamo puntato solo sulla musica, la gente era venuta a sentire la musica, ma era in mezzo alle vetrine, ma non se le erano filate. Quindi abbiamo ragionato su come in qualche modo costringere la gente a sbattere la testa sui reperti che c'erano nel museo. Ha avuto un bel successo e probabilmente lo replicheremo. Stiamo lavorando in questa direzione e penso che questo sia il modo in cui oggi i musei devono andare avanti. Sistemi tradizionali, ricerca, studio. Abbiamo un'accademia, una scuola e un gruppo di lavoro che continua a scavare al piano della Civita, che studia materiali e con la quale speriamo di riuscire ad aprire magazzini per consentire al dottor Dins di mettere mano sui materiali. Però la direzione è quella di trovare anche nuovi modi di divulgazione di quello che, continuando a studiare, a musealizzare, troviamo nei nostri studi. E questa è la facciata come era illuminata la sera in cui abbiamo fatto questa manifestazione. Vedete sullo sfondo la chiesa illuminata, non per merito del museo, ma questa è l'idea per attirare la gente all'esterno su questa manifestazione con un linguaggio moderno che ha poco di archeologico, diciamo, e di stantio. Grazie. Allora, come prassi, se c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda. Attenzione. Innanzitutto la ringrazio, però sto in treno. Quindi è legata al treno. Buon rientro e grazie di essere venuta con noi. Beh, sì. Sì, non mancheremo. Grazie. C'è qualcuno che vuole fare qualche domanda? Prego. Allora,
Io sono venuto, ho lavorato a Artena perché io lavoravo all'Italtel, quindi facevamo piccoli ampliamenti di 100 numeri quando il borgo poi si ampliava, quindi l'Anuvio che quando ci sono andato io era di 5.000 abitanti, adesso è di 15.000, hanno fatto una centrale telefonica enorme, eccetera eccetera, tutto, insomma tutta la zona ci ho lavorato e effettivamente è un bel borgo, però non c'era il museo in quel periodo. Io infatti mi ricordo perché io mi appassionai all'archeologia quando fecero una mostra al Palazzo delle Esposizioni a Via Nazionale sul Lazio antico. Ah, forse quella là è. Con tutte le capannole e i cinerari. Ma la forma è Lazio primitivo, negli anni 70. Negli anni 70. Quindi il problema è questo qua. I musei bisogna farli. Certo. In questo caso il museo è stato aperto, certo. Un grande impegno. Siccome il signore l'altro giorno sollevava il problema del museo di Lanù. Naturalmente tenere aperto il museo è uno sforzo per le amministrazioni, perché o trovi appoggio sulle associazioni di volontariato che sacrificandosi e non ricevendo nessuna ricompensa collaborano per tenere libero, aperto il museo, o se no bisogna avere del personale che spesso le amministrazioni o non hanno o non vogliono spendere soldi per pagare personale che tiene aperto i musei o che faccia il direttore, diciamola tutta poi. E in questo caso questa ad esempio è una scelta di questa amministrazione che grazie alla collaborazione di tante persone è riuscita a riaprire il museo, ha fatto un contratto col direttore e quindi anche con un impegno economico, non è il massimo dell'impegno, però rispetto ad altre realtà ha fatto un grande sforzo, considerando anche l'ambiente culturale che non è particolarmente sensibile e non stiamo al centro di Roma, stiamo in un paese che piano piano sta cercando di riscoprire e di interessarsi alla riscoperta delle proprie radici. Dobbiamo considerare anche i contesti nei quali si aprono queste realtà, a volte troppo prematuramente, a volte sono delle scommesse, a volte invece frutto di un lungo percorso di avvicinamento a queste realtà. Però io vorrei dire questo, che effettivamente il museo fa parte insieme alla scuola, alla biblioteca, al campo sportivo, alla formazione del futuro cittadino, quindi è importantissimo. Quindi queste amministrazioni, che poi ho visto pure in tante altre parti, perché adesso sto in pensione, quando vengo qua vedo e vado a visitare il posto, che è una cosa carina. Il 25 aprile ieri sono stato, l'altro ieri era. Sono stato a Nettuno, ho trovato il museo chiuso perché è pericolante il castello del San Gallo. Pericoloso sto ciclo, lo vado a controllare. Ma è giusto. Non è che vado a controllare. No, bravo. Perché era una bellissima giornata. Ho fatto, andiamo a vedere ad Anzio. Certo. Perché già c'ero stato, sì, è aperto, già c'ero stato il 17. Con un gruppo di anziani e ho visto il museo dello sbarco e il museo archeologico. Poi ho detto agli amici miei andiamo così, poi ho detto andiamo a vedere pure quello di Nettuno, e allora abbiamo visto di fuori il castello di fuori del San Gallo, che è bellissimo pure stare. Però ecco, una cosa fondamentale insomma tenere aperto. Allora, una delle mie continue, reiterate discussioni nelle riunioni con gli amministratori è quella: non dichiarate quello che non potete dichiarare. Se scrivete su una brochure, se mettete su un sito che il museo è aperto, la gente viene, lo trova chiuso, sì, come fate dire una parolaccia, e recuperare il messaggio negativo che viene dato da una delusione è un percorso lunghissimo, ci si impiegano anni, perché lei adesso a Nettuno ha trovato chiuso, dirà ai suoi amici non ci andate perché è inutile andare a Nettuno, e quel contesto, anche se riapre, faticherà tantissimo a recuperare credibilità e visibilità nei circuiti culturali. Quindi lei fa bene a dirlo, io faccio bene a discutere e a dirlo continuamente alle amministrazioni. Se si decide, noi le ho citato, nel 2010 abbiamo aperto il museo, il giorno dopo che il giorno prima stavamo con la fanfara, il giorno dopo era chiuso, è stato chiuso per 5 anni. Scusi un attimo, ma io sono stato a Canino, a tante parti, perché ho detto mi piace girare. Lì ci stava, infatti alle 3, c'era scritto alle 3, era aperto,
Noi siamo stati là, era un convento bellissimo, è venuto un signore che era un volontario, ci ha aperto, ci ha fatto vedere tutto quanto il museo, c'è la riproduzione della tomba di François, tutto quanto ricostruita, una cosa in scala proprio. È stata una cosa, ma noi, siamo un gruppo anche di anziani, che andiamo, siamo in pensione e portiamo soldi pure dove andiamo, perché giustamente andiamo al ristorante, non è che ci portiamo il panino, insomma, lo facevamo quando eravamo giovani, ma adesso insomma non è che, quindi prendiamo il caffè, di volte compriamo qualche cosa, qualche prodotto del luogo che conviene, insomma, cioè che è buono, sappiamo che è. Cioè per me il turismo sono soldi che entrano dentro un comune e non capisco perché tutti gli amministratori, se questo non lo da sorecchio non c'entra. Posso rispondere una cosa, con me sfonda una porta aperta e sono anche dell'idea che dentro i musei dovrebbe lavorare anche tra le persone che tiene aperto, dovrebbero essere persone comunque che hanno competenza con il museo per poter interagire in maniera con un certo livello con il turista. Non scordiamoci, riguardo a quello che diceva lei, che recentemente il ministro Franceschini, per ovviare a uno sciopero selvaggio che venne fatto al Colosseo, ha definito i musei e le aree archeologici servizi essenziali, cosa che i politici cercano in tutti i modi di non ascoltare. Il museo è un servizio essenziale al pari della scuola, al pari di un autobus, per cui a parte l'episodio dello sciopero, vuol dire che è un museo che deve essere tenuto aperto perché contribuisce alla formazione del cittadino, come la scuola, non bisogna parlare di introiti, di tornaconti economici, la scuola è un investimento a perdere economicamente, ma è un investimento vantaggioso perché forma le nuove generazioni, crea un senso civico, crea una passione per la propria storia e per i propri beni culturali, e alla stessa stregua vanno valutati i musei. È un discorso talmente semplice che però prevede impegno mentale, culturale ed anche economico, cioè il politico deve capire che bisogna spendere dei soldi per quello che è la propria storia e che eviti che Artena diventi uguale a Lanuvio, diventi uguale a Roma, diventi uguale a qualsiasi altro posto. Ognuno di questi luoghi ha una sua specificità, ha una sua storia, ha un valore culturale. E le consiglio di andare ad Artena perché si mangia bene e si spende poco, visto che mi piace, tra altre cose. Ci ho lavorato una settimana, quindi poi andavo con la macchina, facevo Roma, Artena, Roma, è bellissimo. E quindi il problema è questo. Ho fatto spudoratamente pubblicità. No, fate bene, ecco pure un'altra cosa. Portate quando venite un deviante, un qualcosa, perché giustamente... Oggi non ce l'avevo, li porteremo quando faremo la... Il 19. Io comunque il 19 sarò qua. Dunque per Roma Artè dal 24 al 27. No, al 24 al 27. Sì. Sicuramente in quelle date porteremo le brochure sia del sistema museale che del museo. Comunque io di questo ciclo l'ho fatti tutti, dal primo a adesso. Proprio per vedere, perché effettivamente... Io due volte non l'ho vista però, due volte mancava, ma ci sono le riprese, quindi può recuperare. No, forse quando c'era la cosa dell'olio, quello del Torgiano, non lo so, controlleremo, abbiamo tutto registrato. Quello dell'olio forse, perché ho detto lì che c'era da vedere. No, invece era bellissimo pure quello dell'olio. Allora, c'è qualcun altro che vuole fare qualche domanda? No? Allora, grazie Massimiliano per questo racconto, come sempre appassionato, ho visto tanti volti, ho visto un Quilici giovanissimo, ho visto un Lambrex che non avevo mai visto in volto, e quindi mi fa piacere, insomma dimostra quanta attenzione i nostri, mi viene da dire, concittadini europei ripongono nel nostro patrimonio, contribuendo a valorizzarlo. Ricordo ai presenti che domani ci sarà una di quelle iniziative particolari che vedete in fase di allestimento in questo momento, l'Archeofest,
La mattina avremo un'occasione di confronto con diversi protagonisti di quella che si chiama archeologia partecipata, cioè un'archeologia che prevede la partecipazione attiva dei cittadini, e tutto il giorno avrà luogo un'esposizione ad opera di una serie di archeologi sperimentali che mostreranno le tecniche produttive che vanno dall'orificeria alla ceramica, dal tessuto alla metallurgia, quindi tutto nel nostro emiciclo, quindi una iniziativa di grande interesse che per gli abbonati sarà condita nel pomeriggio alle 14:30 per chi si è prenotato anche di una visita esclusiva alla cosiddetta neviera o non neviera. Domani scoprirete se lo è o non lo è. Grazie, buona serata.